Radio Onda Italiana intervistiamo questa sera due rappresentanti che vengono dalla Puglia. Il primo è il signor Domenico Di Paola, l'amministratore unico della società di gestione aeroporti di Puglia, che gestisce i quattro aeroporti pugliesi di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie vicino Taranto. E lei? Alberto De Leo, rappresento l'assessorato al turismo della Regione Puglia. Bene, questa sera che cosa si fa qui ad Amsterdam? Perché siete qui? E intanto, nell'occasione dell'apertura del nuovo volo Brindisi Eindhoven, quindi un alternato di Amsterdam, di Schiphol per le low cost, abbiamo inteso presentare questo prodotto e soprattutto ciò che c'è intorno a questo prodotto, cioè tutta la nostra regione, in particolare il Salento, che è la destinazione con l'aeroporto di Brindisi di questo volo. Sì, abbiamo inteso promuovere la regione Puglia da un punto di vista turistico perché pensiamo di aver portato la regione a un livello di qualità, di servizi e di offerta dell'accoglienza turistica a un livello accettabile per i turisti stranieri. Gli olandesi sono già presenti in Puglia come turisti? Sì, rappresentano un numero significativo di turisti e proprio per questo li abbiamo voluti agevolare operando con Ryanair un collegamento diretto. Ecco, che cosa si aspetta come volume di turismo adesso che c'è questo volo? Dunque, in effetti credo che la Puglia sia una regione oramai nota da tempo, da qualche mese, dall'anno scorso si è avviata invece una grande politica per l'accessibilità della Puglia. Il problema della Puglia era che era bellissima ma irraggiungibile. Naturalmente noi tendiamo a far raggiungere la Puglia da tutte le parti d'Europa e del mondo e questo volo genererà sicuramente dei volumi di traffico, dei turisti, ma anche degli operatori economici che verranno in Puglia e noi ci auguriamo che questo crei i presupposti per un incremento delle frequenze e dei collegamenti. Ci aspettiamo che il numero delle presenze conforti Ryanair, in questo noi l'aiuteremo, a intensificare le frequenze settimanali e anche magari a rendere più confortevoli gli orari. Sì, perché ho capito che il volo è in tarda serata del venerdì e del lunedì, ecco. Come sempre in queste premesso che molti voli low cost, devo ricordare che questi voli sarà oggi ancora possibile forse trovarli anche a pochi euro, insomma questo è un fatto da non trascurare, tenuto conto che l'accessibilità è fatta non solo di collegamenti ma anche di costi di accessibilità. E quindi diciamo che molti collegamenti low cost sono collegamenti non particolarmente comodi, ricordo che quasi tutti i voli dall'Inghilterra da Stansted partono alle 7 di mattina, che significa partire dalla City forse alle 4 per presentarsi in orario. Detto questo, da un lato noi ci adopereremo affinché anche negli orari così diciamo magari non particolarmente confortevoli, tutti i servizi siano a disposizione dei passeggeri quando arrivano, quando partono, anche di collegamento col territorio. Dall'altro speriamo che, insomma, che la Ryanair con un successo di questo volo possa modificarli per renderlo ancora più, diciamo, più profittabile. Lei voleva aggiungere? Sì, in ogni caso noi speriamo che gli olandesi possano visitare la Puglia anche in periodi fuori dai mesi estivi tipici luglio-agosto e in questi mesi sicuramente le strutture ricettive, gli albergatori, anche delle masserie o delle abitazioni rurali sono molto più disponibili a far iniziare il periodo di pernottamento in maniera tale che sia collegato con l'arrivo e la partenza degli aerei. Sì, che cosa potranno trovare i turisti in Puglia? Una cosa che lei assolutamente dice non dovete perdere voi dall'Olanda quando venite in Puglia.
I motivi sono tantissimi, perché non solo la visita a delle città riconosciute a livello mondiale come Lecce, Ostuni o come territori come la Valle d'Itria o il Gargano, ma noi come assessorato in generale, come Regione Puglia, stiamo attivando delle iniziative, spettacoli, concerti, ogni mese, proprio perché ci sia sempre un'attività da svolgere quando si è qui in Puglia. E secondo lei cosa dovrebbero perdere? Beh, io dico che forse il difetto della Puglia è di avere troppe cose, quindi è difficile raccontarle. Cerco di fare, come dire, una sintesi, considerando il fatto che il collegamento tra le due comunità non è fatto solo per turismo. La Puglia ha 5 università, ha dei grandi poli importanti, ospedalieri e riabilitativi. Io so che c'è molta gente che, diciamo, che in processi di riabilitazione preferisce farli in un clima più confortevole anche d'inverno, piuttosto che nel nord Europa, dove le condizioni non sono propriamente confortevoli. Abbiamo tanti teatri in Puglia, abbiamo una grande cultura, abbiamo un teatro di fama mondiale, che è il Teatro Petruzzelli, recentemente riaperto. Abbiamo una gastronomia straordinaria. C'è un articolo sul magazine di bordo della Ryanair che parla proprio della cucina povera, cosiddetta, della nostra regione, che è una cucina straordinariamente buona, ma è anche salutare. È la terra dell'olio d'oliva, abbiamo una enologia, abbiamo dei vini che cominciano da tempo, oramai fanno concorrenza e talvolta si affermano anche sui più noti vini veneti e toscani. Abbiamo un mare che poche altre regioni italiane hanno, abbiamo delle campagne con delle masserie stupende immerse in ulivi secolari che hanno 600 anni. Cioè, francamente, credo abbiamo delle aree per sviluppare attività industriali, attività energie rinnovabili, cioè abbiamo una regione, abbiamo delle piattaforme logistiche straordinarie. Anche in questo probabilmente c'è un link possibile con quella che è la più grande piattaforma logistica europea, che è l'Olanda, con la particolarità che noi siamo in una posizione più centrale e più strategica rispetto all'Olanda stessa, se riusciremo insieme magari ad utilizzarla. Insomma, francamente non ci manca niente, dobbiamo solo fare in modo di sfruttare le nostre risorse un po' meglio. E soprattutto farle conoscere fuori della regione. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi questa sera. Un saluto a tutti gli ascoltatori di questa radio. Un saluto da parte dell'assessorato al turismo e vi aspettiamo tutti in Puglia. Benissimo, non mancheremo, grazie mille. Grazie a voi.